Amsterdam Arena 2019, sta felpa qua sapeva di tanto dolore perché lì ci abbiamo rimesso le penne. Vabbè, potremmo anche dire per nostra difesa che quell'Ajax era un'altra roba. Però comunque la Roma arriva a fare questa partita con delle gravi assenze. Si può dire che mancavano 6 giocatori di là, 6 giocatori di qua, ma stiamo parlando di giocatori che nella Roma erano tutti titolari, mancavano i difensori centrali. Si è fatto male pure Spinazzola, dolorente Pellegrini sul finale, sembrava un attacco al mio fantacalcio maledetto che volevano tirarmi fuori di tutto. Roma pazza. Roma si può dire che è la squadra forse tra le 7 top italiane di classifica, la più pazza. Perché se, vabbè, la Juve non è che sia tanto normale, però la più pazza rischia di andare in semifinale di Europa League. Non voglio sminuire quello che ha fatto la Roma, perché la Roma, se arriva a questo risultato, è anche una minima reazione d'orgoglio che dobbiamo dare a Fonseca, perché Fonseca Caressa fa il grande e lo esalta, cioè esalta la partita quando è sfogato, però sul 1-1. E Fonseca, i momenti non li sa gestire con le grandi. Eppure la Roma con le grandi in Serie A fa schifo, ma nelle notti importanti d'Europa non ti stecca, eh? Perché non mi ricordo male, ma Braga andata e ritorno e Shakhtar andata e ritorno, vittoria, 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 vittoria. Questa è la quinta, unita a quelle dei gironi che non so quante, vittoria consecutiva della Roma in una competizione europea. E pare assurdo, ma la Roma anche oggi, sebbene tutti i problemi, l'autogol fatto, perché quello non è un gol di Klaassen, è il gol che si sono fatti, un altro, l'ennesimo regalo difensivo di una Roma in impostazione con un Diawara e un Mancini che non si sono capiti, procurato rigore su un errore di Ibañez, rigore parato. E poi hanno la forza di andarsela a riprendere con, allora, un gol di Ibañez strepitoso sul finale. Un gol quasi da classico difensore brasiliano che non ha niente di a che vedere con gli altri giocatori. Io, voi siete normali, io sono brasiliano e posso tirarmi fuori dal cilindro una botta di sinistra con la porta murata. Va bene, il portiere è solo una minima cosa. Sulla punizione ci va con dei pugnetti che la palla va indietro. Onana, anziato che sia finito, accusato di peggio cose. Stekelenburg doveva essere il secondo. C'è questa classe 2000 che comunque alza le mani e non la para nella punizione, va di bagher, la palla prende un effetto strano, non lo legge di Pellegrini e mi segna Pellegrini l'ennesimo gol in stagione della Roma. Allora, la Roma onestamente manco deve sta a guardare che se passa il turno becca la Juventus, perché questo vuol dire necessariamente molto poco. Te ne freghi il cazzo, quando sei l'unica italiana che porta alto la bandiera. Tu, se passi in altro turno, te ne frega se poi avresti la possibilità di incontrare chi, onestamente. Mi guardo intorno e vedo un Arsenal che non riesce a vincere 2 partite di fila. Perché l'Arsenal, il campionato e in coppa, va avanti, ma stenta e anche oggi pareggia con lo Slavia Praga. E quindi. Il Villarreal, squadra sottovalutatissima, solida, spagnola, d'Europa, e anche lì è il Manchester, ovviamente, l'unica bestia nera. È l'unica bestia nera che secondo me fa aumentare l'impetto, sai, anche a chi? Al Napoli, che c'aveva la rosa, secondo me, come dimostrato di campionato, superiore alla Roma. Eppure, fuori col Granada. Certo, col senno di poi dici, Granada che percorso ha fatto? Il Granada adesso è contro lo United. Ma Napoli avrebbe avuto qualcosa di inferiore a queste squadre qua? Questa è una coppa di rimpianti, anche per chi non c'è andato, perché nel suo girone è arrivato quarto. Cioè, l'Europa League quest'anno, noi italiane, potevamo dire molto di più di quello che stiamo attualmente facendo. E la Roma sta facendo il suo. Sulla carta, noi italiane non ci screditiamo sempre. Noi siamo da questo livello. La Roma c'ha dei grandi giocatori. E oggi, con metà squadra, senza Casdorp e Spinazzola larghi, perché l'hai perso anche quello, senza Smalling, senza Mkhitaryan, che è il tuo giocatore chiave della prima parte di stagione. Zaniolo ormai non la reputa neanche più un'assenza, ma comunque è assente. E il Shaarawy, che avrebbe preso il posto di Pedro, il peggior giocatore della Roma negli ultimi periodi perché è incostante da morire. E lo sanno benissimo. Dzeko, che oggi ha voluto fare una prestazione di spessore, si è mangiato delle occasioni, perché Dzeko è sempre quello lì. Però comunque la mano che dà alla Roma in fase di impostazione anche spalla alla porta è sempre quello, è sempre quella mano lì. Poi, certo, io rivedo il replay e mi viene da ridere, però l'Ajax è anche questo, ragazzi. L'Ajax è una squadra che ce l'ha in mano Ten Hag da 4 anni. Ten Hag rimarrà ancora lì un altro anno, non lo so se vorrà continuare a morire in una squadra costruita da lui stesso, adesso che vive un cambio generazionale per 3 anni di fila, visto che vendono tutti, e sono rimasti praticamente Neres e Tadic della vecchia guardia con Tagliafico, e sono tre
su 11, forse Mazraoui ci posso aggiungere, siamo a 4. Per il resto è normale, tu mi metti in campo un Gravenberch che mi dici che ha un grande potenziale. Gravenberch l'ho visto, il piedino bello che va. Tutti parlano sempre del paragone di Pogba solo per la pelle, solo per le movenze, ma qua non stiamo parlando di un giocatore diverso, perché Pogba a quei livelli già si stava esplodendo in Serie A. Quindi se Gravenberch vuoi dimostrare di essere un campione deve fare la differenza già adesso. Quindi occhio a valutare Gravenberch tanti milioni, qualcuno lo prenderà. Questo Brobbey fa paura per la stazza e per comunque anche lui 2002, ancora più giovane di Gravenberch, che sembra essere veramente un prospetto niente, niente, niente male. Rigore centrale di Tadic, Paolo Lopez bravissimo a rimanere fermo perché quando tira il rigore centrale tanti lo tirano e tanti fanno una bella figura quando lo tirano centrale. Ma ci avete mai pensato se un rigore centrale viene parato? Sembra un mongoloide dell'attaccante. Non lo è, non lo è perché se tiri centrale dovresti mostrare freddezza e il portiere tecnicamente si tuffa sempre. Paolo Lopez è migliore in campo, criticato, bombardato, rischiato di fare un liscio in intervento in uscita, ma Paolo Lopez, mirante alle volte preferito, oggi ha salvato la Roma. Senza Paolo Lopez la Roma non vinceva questa partita. Quindi, e Pedro, sicuramente il giocatore da quale un tifoso della Roma deve chiedere di più. Carles Perez gli viene preferito ultimamente da subentrante, perché da gara in corso non lo so quanto potrebbe rendere Carles Perez, si vede che c'ha il passo da subentro. È una squadra simpatica, che secondo me avesse avuto tutto l'11 titolare, solo la Roma, che secondo me, ripeto, non per screditar, ma lo sanno gli stessi romani, ci avessi messo un Napoli. Un Milan e un Inter che avessero onorato questa competizione. Il Milan ha affrontato il Manchester United, vedremo se vincerà la Coppa. Però secondo me è troppo poco vedere solo la Roma in questo momento. C'è una Coppa che deve, cioè non è che sembra quasi da dire pretendo, no, anche la Juve doveva fare il suo. Ma l'Europa League deve andare una squadra italiana davanti. Ragazzi, se no non diamo dimostrazione di essere manco noi un campionato degno e serio. Non possiamo mandarci il Villarreal in Spagna dove arriva in classifica. Quarto, quinto, sesto, settimo, l'Arsenal, Manchester è l'unica che è degna di arrivarci. Vuoi per i gironi che hanno permesso gli accoppiamenti, di non scontrare grandi squadre, il Manchester è andato dritto lì. Insomma, il Manchester è andato alla Real Sociedad, il percorso l'ha fatto. Una cosa che sembra astrale. Sembra un miracolo portare avanti, ma dobbiamo avere qualche squadra in queste coppe anche nei turni avanzati. Dispiace che il calcio italiano offra solo questo. Dispiace che ci sia soltanto la Roma che possa ambire a una semifinale, a un quarto di finale, solo la Roma, a una coppa che per me, quando rivedo sto portiere dell'Ajax e gli analizzo i due gol dell'Ajax, mi fa incazzare che ci sia solo la Roma stasera da commentare. Ci poteva essere un'altra gara da commentare, onestamente. Quindi, basterebbe avere un po' di testa. E anche una Roma scellerata. Una Roma scellerata. Arriva a un passo dalla semifinale. Perché ovviamente vincendo 2-1, ragazzi, puoi pareggiare, puoi vincere, puoi anche perdere 1-0. Quindi il gol è fondamentale. Con mezza squadra fuori. Quindi complimenti alla Roma, perché l'Ajax la palla la sa muovere bene. Complimenti sicuramente al risultato. Ma che serva a dare una svegliata a squadre calibro di Napoli, che reputo una squadra che aveva emergenze allora, le aveva, ma la Roma adesso le ha. Eppure Ajax Granada, secondo me, come nomi, potrebbero anche essere mezzi lì lì, mai sottovalutare le squadre spagnole, però tutte potevano avere una chance, tutte, quelle che l'hanno affrontata. Mi dispiace vedere solo la Roma, contento per loro, godo per vedere loro avanti. E altre no, perché insomma altre l'hanno sottovalutata sta coppa. Posso dirlo? Malincuore, bella.